Legati a Dio con la sua parola. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, Matteo 25, 1-13. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido, «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Le sagge risposero, «No, perché non venga a mancare a noi e a voi! Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Amen». Carissimi, oggi abbiamo ricevuto questo grande dono, Matteo 25, quindi la parabola delle 10 vergini, che è la similitudine che Gesù espone ai propri discepoli riguardo il regno dei cieli. Oggi una parabola che ci viene data perché ricordiamo Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, e ciò che lei ha vissuto nella propria vita, offrendo se stessa per il nome di Dio, il nome di Gesù. Ecco che in questa parabola troviamo 10 fanciulle incaricate di accogliere lo sposo. Ecco chi sono le vergini, delle ragazze che dovevano attendere lo sposo con le lampade accese, lampade ad olio. 5 erano sagge e hanno comprato dell'olio per tenere accese le lampade. 5 erano stolte e non si sono curate di avere dell'olio. Quindi quando lo sposo è arrivato, avevano le lampade spente e sono andate a comprare l'olio, ma era troppo tardi. Una parabola da un lato escatologica, una parabola nuziale, ma è la parabola che descrive la nostra vita alla fine, perché tutta la nostra vita noi siamo come queste fanciulle, queste vergini che attendono lo sposo, il suo arrivo. Come vogliamo presentarci quando arriverà lo sposo? E nessuno di noi sa quando arriva lo sposo. Ognuno personalmente nella propria vita non sa quando andrà in cielo. A volte si comprende, nell'età, nell'anzianità, altre volte ci sono situazioni improvvise. Ciò che Gesù ci sta dicendo è abbi cura di avere sempre con te dell'olio affinché la tua lampada sia accesa. Prendere con sé l'olio significa quindi essere pronti. E Gesù ci spinge tutti i giorni della nostra vita ad essere pronti. Non dobbiamo pensare a come queste vergini stolte che ci sarà tempo per prepararsi ad andare in cielo. Ma Gesù dice siate sempre pronti. La prontezza del cristiano sta in questo suo atteggiamento e capacità, disponibilità, volontà e decisione di stare con Dio tutti i giorni della sua vita, come dice il Salmo, tutti i giorni della
casa del Signore io voglio abitare, io voglio stare, io voglio lodare, io lo voglio benedire. Essere pronti significa ogni giorno della mia vita invocare lo Spirito Santo. Essere pronti significa ascoltare quotidianamente questo maestro, questo pastore che mi parla e che prepara il mio cuore all'incontro speciale che avrò per sempre con lui. Essere pronti significa legarsi a Dio, legarsi a Gesù Cristo attraverso la sua stessa parola che ci ha lasciato e che ci ha donato. Apriamo le nostre braccia e diciamo: vieni, vieni Signore Gesù, vieni oggi con la tua parola. Voglio essere pronto, voglio avere olio per la mia lampada affinché sia sempre accesa. Voglio avere questa attitudine sempre di metterti al primo posto nella mia vita. Voglio ascoltarti, voglio legarmi a te, alle tue parole, per essere ogni giorno pronto, per essere chiamato da te, degno della tua chiamata, degno del regno dei cieli. E a te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete questo bellissimo slogan di oggi per essere pronti. Legati a Dio con la sua parola. Non permettere che passi un giorno senza che tu non abbia avuto quell'olio nella lampada, quell'olio della sua parola, della sua presenza e del suo Spirito Santo. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Se questo servizio di evangelizzazione ti sta aiutando, abbiamo bisogno di te. Sostienici affinché questa opera di evangelizzazione vada avanti. Scrivi qui sotto nei commenti, sostienici e ti invieremo il link.